lunghe attese al pronto soccorso per avere un posto letto, pochi medici, ospedale troppo piccolo. Villa abbandonata diventa cova dello spaccio di droga, 26 anni arrestato dai carabinieri. Spaccate e furti all'ordine del giorno, a Chiesa Nuova i cittadini chiedono più controlli. Al via domani sera su TV Prato il nuovo format Weekend Sport. Torna l'apertura serale della Biblioteca Lazzarini tutti i venerdì fino alle 23. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Rispetto a 3 anni fa, i medici dell'emergenza urgenza in servizio al pronto soccorso sono una quindicina in meno, un problema che affligge tante realtà in tutta Italia e che a Prato si associa ad un ospedale nato piccolo, elementi che combinati al graduale aumento degli accessi, compresi quelli impropri, stanno nuovamente facendo allungare a dismisura i tempi di attesa di un posto letto per i pazienti che si rivolgono al Santo Stefano. Sovraffollamento al pronto soccorso e lunghe attese su una barella superiori alle 24 ore per avere un letto. Mentre la gara per l'ampliamento dell'ospedale con 100 nuovi posti è bloccata per i ricorsi al TAR, il Santo Stefano conferma la propria inadeguatezza, nonostante gli sforzi dei professionisti che vi operano. Dalla scorsa estate la dirigenza della ASL ha messo a punto un nuovo modello di presa in carico dei pazienti, con creazione di 36 posti letto in AMA, area medica di accettazione. A novembre scorso l'azienda ha sottolineato i miglioramenti raggiunti, ma nelle ultime settimane, complice l'aumento di casi di influenza australiana, il sistema ha nuovamente mostrato tutte le sue lacune, a cominciare dalla grave carenza dei medici che operano nel pronto soccorso. A Prato, rispetto a 3 anni fa, ci sono una quindicina di medici di pronto soccorso in meno, e la risposta a questo problema si cerca di darla, come un po' negli altri presidi, cercando di integrare le funzioni che non sono specificamente di presa in carico immediata e di gestione di stabilizzazione in emergenza, che è il nostro mestiere specifico, la medicina d'urgenza, no? Ecco, la parte di presa in carico successiva si cerca di condividerla con i colleghi dell'area medica. Anche in questo momento ci stanno lavorando, abbiamo attivato l'AMA e in questo momento c'è qualcuno di loro anche in pronto a supporto dell'attività di presa in carico. È chiaro che quando poi i letti finiscono i malati rimangono giù e si partecipa a un processo di cura che in situazioni di sovraffollamento diventa impegnativo molto per il personale e per gli utenti. Il pronto soccorso di Prato è il secondo in Toscana dopo Careggi per numero di accessi. Nel 2022 sono stati 80.608, in pratica 220 al giorno. Dopo il calo degli anni caratterizzati dalla pandemia, il trend sta gradualmente aumentando, anche se rispetto al 2019 l'anno scorso si è chiuso con 21.000 richieste in meno. Il direttore della medicina d'urgenza, Simone Magazzini, sottolinea l'impatto degli accessi inappropriati. In questo momento sto facendo una pausa con voi, però sono giù in pronto a visitare. Ecco, gli ultimi 3 pazienti che ho visto erano sotto i 40 anni con sindromi influenzali. Devo dire, qualcuno venuto a piedi, qualcuno addirittura chiamando il 118 e poi destinato a tornare a casa comodamente a piedi, quindi c'è anche forse in qualche volta un uso eccessivo di questo tipo di risorse. E della situazione del pronto soccorso del Santo Stefano si parlerà questa sera intorno alle 9 in onda subito dopo il nostro telegiornale. Ospite il dottor Simone Magazzini, direttore della medicina d'urgenza dell'ospedale Santo Stefano, di cui vi abbiamo appunto anticipato alcuni passaggi nel servizio appena visto. Servizi digitali ancora più vicini ai cittadini e soprattutto alla popolazione anziana. Il progetto Botteghe della Salute si amplia e si estende anche a numerosi sportelli SPI CGL della provincia di Prato. Ben 8 i punti di accesso disponibili per il disbrigo di pratiche amministrative e sociosanitarie. Guardate. Dall'attivazione della tessera sanitaria alle informazioni sul Covid, dalla prenotazione di una visita tramite CUP alla regolarizzazione del ticket, fino al ricorso a piattaforme di pagamenti online verso la pubblica amministrazione.
Il progetto Botteghe della Salute, nato anni fa per supportare la popolazione anziana nell'accesso digitale ai servizi amministrativi e sociosanitari e nel disbrigo di particolari pratiche, amplia la propria rete e si estende, grazie ad un grande lavoro di squadra, anche ad alcuni sportelli del sindacato SPI-CGIL. 8 in particolare punti a disposizione, sparsi in tutta la provincia, 3 a Prato, 1 a Poggio a Caiano, 2 a Carmignano, 1 a Montemurlo e 1 a Vaiano, a cui i cittadini potranno rivolgersi senza appuntamento, trovando orientamento e assistenza diretta. SPI, l'associazione sindacale di riferimento dei pensionati CGIL, ha una forte rete che verrà utilizzata in più punti della provincia di Prato per garantire ed offrire ai cittadini che ne hanno bisogno un aiuto concreto nel disbrigo delle pratiche amministrative, soprattutto di carattere sanitario, che in alcuni casi necessitano di alcune competenze. I cittadini in alcuni casi queste competenze non ce l'hanno da tanti punti di vista, lì ci saranno operatori in grado di dare e in grado di garantire la realizzabilità dei percorsi sociosanitari. La nuova sinergia è resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, SPI-CGIL di Prato, i vari comuni coinvolti e la Società della Salute Zona Pratese. Un network al servizio di abitanti di zone meno connesse o con difficoltà personali in campo digitale, che si somma dunque alle altre botteghe della salute già attive da anni sul territorio provinciale e collocate all'interno di strutture comunali. Queste si trovano in particolare ad Usella, nella sede del comune di Cantagallo, a Bacchereto, nella sede del comune di Carmignano e a Mercatale di Vernio, nella sede della biblioteca. Specialmente nell'area interna, il tema della digitalizzazione è un tema che genera veramente delle situazioni, non dico drammatiche perché non voglio esagerare, ma comunque di fortissimo disagio. E questo penso faccia parte di un nuovo percorso anche delle organizzazioni sindacali verso un nuovo mutualismo, un nuovo modo di fare sindacato, un nuovo modo anche di dare risposte alle persone. E ci colleghiamo adesso con Giancarlo Gisonni per le anticipazioni del settimanale di attualità. Parliamoci chiaro, in onda come ogni giovedì alle 21:20. A te la linea, Giancarlo. Sì, grazie, buonasera. Inizio dell'anno all'insegna, come succede spesso, dei rincari a tener banco, in particolar modo il caro carburanti, con la decisione del governo di non confermare il taglio delle accise. Di questo parleremo, ma non soltanto, nel corso della trasmissione che, come sempre, avrà inizio alle 21:20 in diretta su TV Prato, con ospiti il sottosegretario Giorgio Silli, Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato, ed Erika Caparini, segretaria confederale della CISL Firenze Prato. E poi collegamenti in diretta questa sera, Lucrezia Sandri per noi, allo spazio Eventi il Garibaldi, dove si tiene un incontro organizzato dal Partito Democratico, in particolar modo dal comitato a sostegno della candidatura a segretario nazionale di Bonaccini, che è a Prato proprio questa sera. Allora, di tutti questi temi parleremo nel corso di Parliamoci Chiaro, e anche grazie ai vostri contributi che potrete inviare da casa. A più tardi. Grazie Giancarlo Gisonni, a più tardi. Passiamo alla cronaca. Blitz dei carabinieri in una villa in stato di abbandono in via Arcangeli, già al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine, in quanto diventata rifugio di sbandati e senza tetto. All'interno dell'edificio era stata segnalata un'attività di spaccio di droga, da qui l'intervento dei militari dell'arma che hanno arrestato un 26enne cittadino nigeriano trovato in possesso di 12 grammi di eroina suddivisi in involucri di cielo e di un'ingente somma di denaro ritenuta dagli inquirenti provento dell'attività di spaccio. Il 26enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando dei carabinieri in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani. I carabinieri hanno identificato anche altre 7 persone, 6 cittadini nigeriani e una donna italiana, già gravata dal foglio di via obbligatorio dal comune di Prato, che quindi è stata denunciata in stato di libertà. Spaccate in serie ai negozi e ai finestrini delle auto in sosta, furti in abitazione con cadenza quotidiana nel quartiere. I cittadini di Chiesanuova denunciano problemi di sicurezza e chiedono maggiori controlli. Noi che si lavora non abbiamo diritti, non ci difende nessuno. Mettiamo queste telecamere, tanto le mettono da tutte le parti, scusi.
Tre spaccate nel giro di poche notti ad altrettanti negozi, il caffè Jovita di via Tagliamento, la pizzeria Pizza Quadra di via Libero Grazia e la tabaccheria Pecoraro di via Ciliani e ancora furti in abitazione e spaccate alle auto in sosta pressoché quotidiane. I commercianti e i residenti della zona tra i Ciliani e la Chiesa Nuova chiedono più sicurezza per i colpi in serie messi in atto da ladri che usano i tombini per infrangere le vetrate dei negozi e a volte agiscono in gruppo, come nel caso della tabaccheria Pecoraro, quando hanno tentato di colpire anche le attività vicine. La mattina ho trovato la porta, non sono entrati, ma ho trovato la porta tutta forzata. E poi niente, so che da loro sono entrati, hanno spaccato le telecamere in alimentaria. In via Tirso, dove abito ieri sera, un appartamento a piano terra, la signora ha trovato la cassaforte tutta, l'hanno tagliato il muro, non lo so, cioè non si vive più. Io già da 2 anni fa, allora 3 anni fa, 2 volte in 10 giorni sono entrati qui, ho fatto la denuncia, non è successo nulla, la polizia non ha potuto fare niente. L'anno dopo un'altra volta, cioè, non si vive più, lavoriamo per loro. Anche i residenti di via Libero Grassi segnalano un'escalation di degrado e microcriminalità. Di degrado completo. Non ti puoi rigirare da punte parti e la sera io esco la canina e la droga fa paura. Ogni 3x2 le macchine, i vetri, ai miei figli 3 volte gli hanno spaccato il vetro e le costasi 1.000 euro a vetro. Insomma. L'altra sera entrarono lì dentro, spaccarono qui vetro lì. In un anno, questa è già la terza volta, e detto proprio papale papale, le prime 2 volte solo con scasso e furto di un po' di spiccioli e qualche altra cosa. E questa volta invece la spaccata vera e propria con un tombino della strada e portato via il registratore di asse. Con lei abita qui a Chiesa Nuova, ma anche un'attività in centro, un bar, che cosa le è successo? Il 3 di dicembre ci hanno spaccato con un tombino, si presume, perché avevano uno zainetto e sono andati di schiena. Non è la prima volta. Vengano prese di mira le zone o d'inverno porta più a fare queste cose qui, non lo so. Per dirne un'altra, ieri mattina sono entrati nella macchina del mio babbo. Il fatto sta che non c'è tranquillità e non c'è serenità ultimamente, sia qui che in centro. La lotta al contrasto dell'evasione della Tari, la tassa sui rifiuti, sul comune di Montemurlo ha consentito nel 2022 di scoprire 22 evasori totali del tributo per un totale di 15.000 metri quadri di superficie messe a tassa. Gli evasori totali della tassa sono rappresentati da imprese per il 90% cinese e per il 10% italiane. Le verifiche del progetto Ambiente ed Equità hanno riguardato circa 120 aziende. Si tratta di un risultato molto importante che già da quest'anno ci consentirà di recuperare 135.000 euro a riduzione della tariffa di tutti, sottolinea l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli. Ospite ha prima di tutto il segretario del Partito Democratico Marco Biagioni, ha teso la mano al Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative a Prato del prossimo anno. Non si è sottratto ad un po' di autocritica e ha comunicato il proposito per i prossimi mesi. Voglio essere io il regista dell'unità del PD, ha detto. Sentiamo. Noi oggi governiamo con il terzo polo, però adesso noi dobbiamo avere l'ambizione, anche per il fatto che il nostro sindaco non si potrà più ricandidare e quindi chiaramente ci sarà una classe dirigente nuova, dobbiamo avere l'ambizione di rinnovare anche rispetto a quello che stiamo facendo e che dobbiamo continuare a fare, la nostra offerta politica. Questo lo dobbiamo fare attraverso un confronto poi con le forze progressiste e riformiste. E io veramente non escludo nessun tipo di rapporto, né col terzo polo con il quale noi già lo abbiamo, e anche a Poggio a Caiano lo abbiamo dimostrato, né con la sinistra, nella Val Bisenzio oggi governiamo con la sinistra, ma neanche con i 5 Stelle. Io lancio una sfida ai 5 Stelle, cioè se veramente volete essere l'alternativa della destra, siatelo insieme a noi, proviamo a discutere insieme. Noi siamo disponibili, stiamo già costruendo un'alternativa alla destra e stiamo costruendo una visione che possa addirittura migliorare quella che è la nostra proposta politica oggi nella città. Le faccio un po' di autocritica, c'è qualcosa che non rifarebbe di questi mesi? No, è un invito ovviamente provocatorio. Quello che non rifarei è quello di cercare il più possibile l'unanimità
C'è una differenza nell'unità fra unanimismo e sintesi, e io molto spesso ho cercato in questi mesi di garantire il più possibile che ci fosse una platea larga che partecipasse alle decisioni e che poi insomma anche le sostenesse. Ecco, credo che oggi il ruolo mio e del segretario debba essere un po' più centrale. Io sono stato forte di un risultato al congresso, di un'esperienza che sta crescendo all'interno del Partito Democratico. Credo appunto che questo anno farò così, voglio essere io il regista anche dell'unità del Partito Democratico attraverso però le idee. Sport a 360 gradi nel nuovo format Weekend Sport, la nuova trasmissione di TV Prato dedicata all'universo delle discipline sportive e delle società della provincia. Domani sera alle 21:20 la puntata di debutto. Lo sport è sempre più protagonista su TV Prato. Parte venerdì 13 gennaio alle ore 21:20 il nuovo contenitore Weekend Sport, che intende raccontare tutti gli appuntamenti sportivi della nostra città e non solo, con l'obiettivo di seguire anche manifestazioni a carattere regionale. La trasmissione darà spazio a tutte le discipline sportive, con immagini, interviste e approfondimenti esclusivi. Ogni settimana è previsto inoltre un focus con il collegamento esterno, curato da Diletta Vitorzoli, e una rubrica fissa dedicata alle iniziative del Centro Giovanile di Formazione Sportiva. Il nuovo programma è curato e condotto da Massimiliano Masi. Tutti i venerdì alle 21:20, Weekend Sport, per parlare di sport a 360 gradi. Andremo ad analizzare tutte le manifestazioni sportive presenti in città, ma non solo. La grande novità è che allargheremo gli orizzonti, cercheremo appunto di seguire anche tutte le manifestazioni sportive presenti nella nostra regione. Insomma, lo sport protagonista su TV Prato e non solo calcio. E torna però la coppia del gioco è fatto. Assolutamente, con Diletta Vitorzoli che tutti i venerdì sarà in collegamento esterno da una palestra, da un palazzetto dello sport e ci racconterà quella che è appunto la disciplina che sarà oggetto del nostro focus settimanale. Quindi tutte le società sportive di Prato avranno il loro spazio all'interno del nostro contenitore sportivo. Nella prima puntata spazio di approfondimento per il calcio a 5 con in primo piano il Futsal Prato, mentre il collegamento esterno sarà dal Palazzetto di San Paolo per andare alla scoperta della Pallavolo Prato. L'appuntamento è tutti venerdì alle ore 21:20 su TV Prato, canale 75 del Digitale Terrestre. La Biblioteca Lazzerini apre il nuovo anno con una novità, torna l'apertura serale arricchita da nuove opportunità. Tornano le aperture serali, anche se non più il giovedì, come eravamo abituati, ma il venerdì, quindi da venerdì 13 gennaio la biblioteca sarà accessibile dalle 9 del mattino fino alle 11 di sera, non soltanto le sale studio, ma anche la sala ragazzi, ovviamente con tutti i servizi connessi, il prestito, la restituzione, quello che abbiamo imparato a conoscere della biblioteca in questi anni di frequentazione. E inoltre, nei prossimi giorni, uscirà un avviso pubblico volto a individuare progetti di collaborazione tra i soggetti del territorio, tra le associazioni del territorio e la biblioteca per attività da svolgersi dentro i vari spazi della stessa Biblioteca Lazzerini. Continuano anche nel 2023 gli interventi per la commemorazione del bicentenario della nascita di Cesare Guassi, indetti dal Comune di Prato in collaborazione con l'Associazione Culturale Cesare Guassi. Sabato alle 16:30 nella sala di Palazzo Pretorio Giovanni Bensi terrà una conferenza sul tema su alcune lettere inedite di Cesare Guassi, prioria di San Pier Forelli, Santa Caterina De Ricci, Giuseppe Silvestri, Enrico Bindi. Molte le lettere che si trovano nel mercato librario antiquario che, confrontate con le carte Guassi conservate nella Biblioteca Arancioniana, danno l'occasione per conoscere ancora di più il Guassi nei suoi studi e nel rapporto con le persone del suo tempo e con il territorio. Al via Musei in Scena, letture teatrali e musica animeranno i percorsi della Rete Musei di Prato. Si comincia domenica al Museo Archeologico di Artimino. Raccontare, ricordare, partecipare è l'idea alla base di Musei in Scena, la nuova iniziativa della Rete Musei di Prato, finanziata dalla Regione Toscana con il bando per i sistemi museali 2022 e realizzata con Teatro Metropopolare diretto da Livia Gionfrida.
In programma eventi fino a maggio, tutti tagliati su misura per ognuno degli 8 musei e caratterizzati da una lettura teatrale delle storie che animano i percorsi e l'identità dei componenti della rete. Musei in scena, l'abbiamo chiamata così, questa nuova proposta, dove con la collaborazione della compagnia Teatro Metro Popolare daremo vita a degli incontri nei musei diversi dal solito. Ci saranno quindi racconti, ci sarà la partecipazione in modo diverso, perché appunto saranno incontri con questi artisti, quindi un modo nuovo per conoscere o rivedere anche in modo diverso le collezioni dei vari musei. Il primo appuntamento è per domenica 15 gennaio alle 15.30 al Museo Archeologico di Artimino Francesco Nicosia. Questo incontro tra teatro e archeologia, a me piace interpretarlo come una porta emozionale che alla riscoperta dell'archeologia e della figura soprattutto dell'archeologo, in questo caso Francesco Nicosia, che è il patrono della nostra archeologia carmignanese. In programma poi una serie di incontri, tutti di domenica pomeriggio e gratuiti. La prenotazione è obbligatoria. La rete dei musei, lo ricordiamo, comprende, oltre al Museo di Artimino, il Museo di Scienze Planetarie, il Centro di Scienze Naturali, il Museo della Deportazione e Resistenza, il Museo Ordengo Soffice del Novecento Italiano, la Casa Museo Leonetto Tintoni, il Museo della Badia di Vaiano e il MUMAT di Vernio. Ammontano a 18.000 euro le risorse che l'assessorato al turismo del comune di Prato stanzia fino al 2024 per la cura e la manutenzione dei sentieri. Vediamo. Rinnovata fino al 2024 la convenzione tra il Comune e il CAI di Prato per la cura e la manutenzione dei sentieri presenti sul territorio. In totale ammontano a 18.000 euro le risorse stanziate dall'assessorato al turismo nella convenzione, 12.000 nel biennio 2021-2022, durante il quale i volontari del CAI hanno sostituito e aggiornato tutta la segnaletica dei sentieri, e altri 6.000 euro per il biennio 2023-2024, allo scopo di continuare il lavoro di cura e di manutenzione ed eseguire eventuali ulteriori interventi. È una convenzione importante che complessivamente stanzia da parte del Comune di Prato 18.000 euro in 4 anni per sostenere il lavoro dei volontari del CAI, che andranno non soltanto a rifare tutta quanta la segnaletica dei nostri sentieri, obiettivo già raggiunto nella prima parte della convenzione, ma anche continuativamente a tutelare e a curare i nostri sentieri per renderli sempre più accessibili e usufruibili da parte dei nostri camminatori e quindi permettere al nostro comune di continuare a puntare sul turismo lento e sostenibile, che oggi è un settore molto importante che attira molte persone e su cui Prato si sta distinguendo con i suoi cammini, con i suoi sentieri a livello toscano. Un settore, quello dei cammini, che sta attirando sempre di più l'interesse di turisti toscani e non solo. Ma sicuramente c'è una provenienza non soltanto regionale, quindi anche da altre regioni d'Italia, o il turismo di prossimità, quindi l'area pratrese e fiorentina, ma abbiamo anche visitatori da altri paesi d'Europa, penso ad esempio alla Germania o alla Francia. La vallata pratese, dove passa la via della Rana della Seta, è l'area della provincia che ha riscontrato il più alto numero di crescita di turisti negli ultimi anni, specialmente turisti stranieri, il che vuol dire che proprio il sistema dei cammini è un attrattore. Ha riaperto stamani, seppur parzialmente, l'ufficio al pubblico di Estra, situato in via San Giorgio, chiuso lunedì scorso per la rottura di un tubo dell'acqua che aveva causato l'allagamento dei locali. Per riattivare il prima possibile il servizio, garantendo la sicurezza dei locali, è stata infatti isolata l'area interessata dai lavori. L'azienda ricorda nuovamente anche i canali alternativi di comunicazione disponibili sul sito internet www.estra.it. Ed è il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani alla Garibaldi 1020 The Fabelmans, proiezione del film di Steven Spielberg alle 18.15 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano. Alle 21.15 al Centro Pecci, proiezione del film After Sun in versione originale con sottotitoli in italiano. Alle 21 alla Biblioteca Lazzarini, Il coccodrillo al cuore tenero, incontro con Willy Guasti, presentazione del suo libro per la rassegna Incontri con l'autore. Alle 21.15 al Teatro Politeama, concerto di Claudio Baglioni per il Claudio Baglioni, 12 note solo bis. Alle 21.30 al Circolo dei Risorti della Quercia, spasso nella storia, dal nostro passato al presente, incontro a cura di Fabrizio Trallori.
Alle 17 a Palazzo Buonamici, Fammi Vedere, inaugurazione della mostra tattile con le opere eseguite dai ragazzi del liceo artistico Brunelleschi dopo un percorso di sensibilizzazione alla disabilità visiva a cura di UIC, sezione di Prato e Arcantate APS. E con l'agenda è tutto, ma restate con noi, vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio LAMMA. A seguire prima intorno alle 9 e poi alle 21:20 il settimanale di attualità Parliamoci Chiaro. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13:45 con il TG del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Toscania, la qualità del pulito. Buonasera dal Consorzio LAMMA, questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. Possiamo vedere di nuovo la formazione di un minimo depressionario sul Golfo Ligure che attiverà la di nuovo. Sì, no, vabbè. Buonasera dal Consorzio LAMMA, questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. Vediamo la formazione di un minimo di pressione sul Golfo Ligure che attiverà un flusso di corrente di libeccio sulla nostra regione. Le perturbazioni invece più attive continuano a transitare a latitudini più settentrionali. Ma passiamo subito alla previsione per la giornata di domani venerdì, all'insegna di un peggioramento con qualche pioggia sulle zone di nord-ovest e queste saranno possibili un po' per tutta la giornata. Per quanto riguarda i venti, tenderanno a rinforzare, saranno venti di libeccio fino a localmente forti, in particolare su litorale settentrionale e sulle zone appenniniche e sottovento ad esse. Per quanto concerne i mari, questi potranno divenire molto mossi o localmente agitati sui bacini settentrionali, invece altrove saranno nel complesso da poco mossi a mossi. Le temperature subiranno un ulteriore leve aumento nei valori minimi, mentre le massime non subiranno variazioni. Passiamo a vedere poi la tendenza per la giornata di sabato. La pressione è prevista in nuovo aumento, avremo un cielo prevalentemente poco nuvoloso per il transito di nubi alte stratificate. E non si esclude nelle prime ore del mattino la formazione di qualche banco di nebbia sulle pianure settentrionali. Per quanto riguarda le temperature, queste potranno subire un lieve calo nei valori minimi, mentre i valori massimi saranno stazionari ancora su valori superiori alle medie. Con questo direi che è tutto ed auguro una buona serata.